certificato ECL non significa soltanto conoscere Word, Excel e PowerPoint, ma si può prendere una certificazione di uguale valore, anzi, io dico di maggior valore, sul software libero, quindi andando a utilizzare dei software open source. Altra cosa che stiamo facendo è un lavoro con le pubbliche amministrazioni. Cioè, siamo partiti con quelli che sono chiamati i LibreOffice Roadshow in tutta Italia. Sono delle occasioni di divulgazione, sono delle occasioni aperte alle pubbliche amministrazioni, agli enti locali, ai comuni, alle province, alle regioni, finalizzati a far comprendere l'importanza della migrazione a software libero. Io faccio parte di un gruppo di progetto, Umbro, che si chiama Libreumbria, che è diventata buona pratica internazionale. Perché? Perché è riuscito a realizzare delle iniziative di migrazione e soprattutto a formalizzare un protocollo di migrazione che tutte le PA potrebbero seguire tranquillamente. Quindi abbiamo pubblicato tutto il materiale è tutto in copyleft. Per cui le pubbliche amministrazioni che hanno così il desiderio di passare a software libero ci possono contattare, noi li aiutiamo, mettiamo a disposizione la nostra esperienza, ovviamente, la piccola esperienza che ci siamo fatti in questi 2 anni di migrazione, mettiamo a disposizione i materiali che abbiamo, mettiamo a disposizione dei buoni consigli. L'abbiamo fatto anche non più tardi di un paio di settimane fa con il comune di Civitavecchia, che intende migrare, e noi siamo andati, abbiamo fatto un primo incontro, li stiamo aiutando. Questo è il lavoro che sta facendo Libre Italia e che deve fare Libre Italia. Credo che il lavoro di sensibilizzazione e anche di informazione sui vantaggi del software libero sia importante. Lo dicevo questa mattina durante l'incontro di Perugia. Purtroppo quando parliamo ai ragazzi in particolare e chiediamo quanti di voi usano il software libero, in una platea di 200 persone sono pochissime le mani che si alzano, sono davvero troppo poche. Perché? Perché le persone non conoscono il significato di software libero. Tempo fa c'è stata una persona, ma non un ragazzo purtroppo, che mi ha detto: ah, ma Facebook però è un software libero. E quindi da lì ho capito che c'è una grande confusione. E il fatto che ci sia una grande confusione non va a vantaggio dell'open source. Conoscere il software libero è importante per capirne i vantaggi anche competitivi, perché non dobbiamo soltanto pensare al software libero come ad un qualcosa che ha valore etico. Lo ha sicuramente, e quindi per questo deve entrare nella scuola. Ma sta diventando sempre più un modello di business. E quindi è importante che i ragazzi conoscano quella che viene chiamata oggi l'economia del bit riciclato, che non è semplicemente condividere la conoscenza perché si vuole fare del bene agli altri. Sempre di più oggi l'economia si sta sviluppando su un modello di conoscenza aperto. Non a caso Microsoft, che è famosa multinazionale, diciamo produttrice di formati chiusi, ultimamente parla di software libero, ha rilasciato ASP.NET in software libero, almeno così si dice, questa era la volontà. E se anche le multinazionali si stanno rendendo conto di questo, credo che a maggior ragione il messaggio della conoscenza condivisa vada portato nelle scuole. Con i ragazzi del liceo Marconi che c'erano questa mattina e del Cassata Garzaconi che erano presenti all'incontro di Perugia, abbiamo fatto questa riflessione, abbiamo detto che le community sono un luogo ideale da far frequentare ai ragazzi. Quindi perché non far conoscere le community di software libero ai ragazzi? Non è necessario essere degli informatici per far parte di una community. Questo io l'ho detto tempo fa anche ad un gruppo di insegnanti della scuola primaria e dicevo loro: voi siete parte della nostra community perché usate LibreOffice, perché lo fate usare ai ragazzi.
Questo significa essere parte di una community. E come si diventa membro attivo di una community? Segnalando un errore, segnalando un bug, segnalando una funzione che manca, mettendosi a disposizione per esempio per la traduzione delle guide, per la localizzazione quindi dei prodotti liberi, come può essere LibreOffice, ma come ce ne sono tanti altri. Quindi si può entrare a far parte di una community anche non essendo degli informatici. E questo messaggio credo che sia importante per i ragazzi. Ho parlato con Salvatore nei giorni scorsi, non ci conoscevamo, ho saputo della vostra bellissima realtà, mi è molto dispiaciuto che stamattina non siamo riusciti a collegarci in Hangout, io ho solo accennato a quella che è la vostra storia, magari se possiamo raccontarla almeno nel blog di LibreItalia, credo che questo sarebbe un bel modo per condividere la vostra esperienza. I LUG dovrebbero entrare nelle scuole. Non si dovrebbero chiudere, non si dovrebbero chiudere fra le Linux Night, i LUG vanno fatti entrare nelle scuole e vanno conosciuti, vanno frequentati, sono dei bei luoghi di condivisione, di amicizia e di collaborazione. Posso farti Questo è quanto, poi non so se Salvatore ti sì, volevi chiedere qualcosa. volevo dire, parlo a microfono così veniamo anche registrati, ecco. Dicevo, la nostra esperienza è questa, sono 2 anni che io ho presentato un progetto chiamando proprio Lungo Manzoni, facendo entrare nella scuola, diciamo, l'esperienza di delle comunità, come dicevi prima. In pratica, in questi 2 anni, i miei alunni, io ho fatto delle lezioni improntate principalmente sul software libero, cioè abbiamo fatto tutto esclusivamente con software libero. Abbiamo fatto il server della scuola, ho fatto vedere come si proteggono le piccole reti, abbiamo usato CreaOS, abbiamo usato Ubuntu. Un alunno, il primo anno, dopo 3 mesi, già mi faceva una distribuzione lui con un nome, che era battezzata Minus, per mettersi in contrasto, cioè in gara con il professore Cantaro che ha fatto Ubuntu Plus. Allora lui ha fatto Ubuntu Minus e la distribuzione con cui noi adesso stiamo usando in questo momento, che è un ex alunno. Poi questo ex alunno è diventato presidente del LUG Caserta, perché è sotto un'associazione di ex alunni. Siamo sotto in quest'anno, quindi ancora giovane. Qui c'è qualche socio che è venuto ad ascoltare. In pratica, cosa posso dire che nella scuola? L'esperienza è rimasta un'isola, perché la nostra scuola è molto grande, sono circa 2.000 alunni abbiamo tanti indirizzi, è un liceo scientifico, classico, linguistico, umanistico, liceo anche sportivo, economico, quindi sociale. Dicevo, siamo rimasti un'isola. Le uniche vittorie quali sono state? Aver fatto un laboratorio unitamente con Linux, un laboratorio che era obsoleto, messo lì con un deposito, lo abbiamo trasformato in un laboratorio. L'aula docenti con delle postazioni con Windows XP, l'ultima aula XP è morto proprio 2 o 3 giorni fa da solo, si è suicidato, perché si è spento da solo, quindi è installato Mint, è installato Linux Mint e i colleghi li stanno usando tranquillamente, fanno il registro elettronico, navigano su internet. Finora, dopo un anno, stanno ancora funzionando, non si sono bloccati, non si sono guastati. Anche se il video quando vi fa spegnere, stacca la corrente e può fare danni. Comunque, sono ancora in piena salute. Ecco, io poi tra docenti mi sono praticato cioè i docenti che avevano problemi, computerini che erano lenti, che non andavano bene, ho detto venite nel nostro LUG, vi installiamo l'ultima distribuzione e così vediamo di poter andare meglio. E i docenti, anche per persone che non avevano mai utilizzato il computer, cioè per la prima volta ho comprato il computer assolutamente free DOS, noi abbiamo dei distributori che vendono, che sono rari, che vendono i computer portatili senza sistema operativo sopra, costano di meno, hanno la stessa potenzialità. Io ho installato una versione di Linux, loro la stanno ben funzionando. Dopo 2 o 3 mesi gli dico, hai avuto difficoltà, qualche problema? No, lo uso tranquillamente. Ecco. Quindi è un fatto anche mentale, di pigrizia mentale,
molti docenti dicono: io ho sempre usato Windows, ma tu che vuoi con questo Windows? Ma lascia stare. Insomma, c'è questo dualismo. E niente, poi quest'anno che posso dire? Abbiamo fatto il sito della scuola istituzionale, creato con gli amici, mi sono messi in contatto con gli amici della Lombardia, della community Porte Aperte, Porte Aperte. Una grande comunità fatta proprio dell'UNESCO. Ma anche Amici di Libre Italia. Immagino. E lì abbiamo, perché noi avevamo usato già WordPress, però per via dal 2005. Invece mettendo la nuova struttura che hanno fatto loro, ci hanno aiutato, abbiamo fatto un lavoro velocemente, insomma, abbiamo messo su questo sito della scuola. Poi nell'ambito dei vari siti nostri, del liceo Manzoni, abbiamo l'annuario multimediale, che viene gestito dagli alunni del LUG. Cioè in pratica tutti gli eventi che si fanno in istituto vengono archiviati, memorizzati, e stanno lì per essere consultati, sempre con WordPress e queste piattaforme libere. Poi che altro posso dire? Che in questi due anni i miei alunni, gli alunni del LUG, hanno vinto un sacco di concorsi, hanno creato degli EPUB, hanno vinto per esempio a Napoli, c'è stata la Coppa America, hanno creato un piccolo libro, l'hanno chiamato Piccole Vele, su cui si spiegava cosa è la vela, e l'abbiamo messo a disposizione con la licenza Creative Commons sul archivio multimediale. In pratica, poi hanno vinto il concorso Hack for School, quando c'era il ministro Profumo, sempre utilizzando il software libero. Cioè in pratica siamo l'esempio vivente, il software libero non è per i programmatori, perché questi ragazzi hanno iniziato a programmare quest'anno, cioè a programmare, hanno seguito questo corso quest'anno e non sono programmatori. Loro l'unica esperienza che hanno, avranno Windows, Facebook, le solite cose che fanno i ragazzi di oggi. Io gli ho dato gli strumenti e loro da soli si sono orientati e possono applicare quelle cose nelle loro piccole attività di tutti i giorni. Penso che sia un esempio da poter essere seguito in varie scuole, perché non costa nulla. Un progetto, diciamo, della scuola non costa nulla, però credo che abbia un valore molto, molto grande, soprattutto per questi giovani che non hanno spiragli, cioè utilizzando sempre gli stessi programmi, facendo solamente Excel, Word, PowerPoint, si esaurisce lì, è finita. Cioè non c'è un orizzonte, una porta aperta. Noi apriamo le porte, diciamo ai ragazzi, andate sui sentieri impervi, come hai scritto tu qualche volta, però liberi, ecco, i sentieri devono essere liberi, cioè non ci devono stringere né dentro degli steccati. Noi abbiamo avuto le lingue che sono arrivate in questa scuola, invece di portare, diciamo, un'informatica avanzata, hanno portato tutti i difetti della vecchia informatica, cioè il sistema operativo Windows 8, già obsoleto, già vecchio, molto difficile da usare, cioè molto non ha un uso molto semplice, poi senza programmi applicativi, quindi sono macchine, diciamo, che dovrebbero essere ristrutturate con software libero. Io sto in contatto anche con gli amici della Wild.OS che abbiamo presentato a Città della Scienza nel 2011 assieme ad altri colleghi. Però non c'è stato. Anche loro, infatti, hanno una bella comunità, peraltro alcuni di loro sono anche fondatori di Libre Italia, come Paolo Mauri, per esempio, Matteo Fuori. Sì. Anche loro hanno una bella esperienza, infatti, da seguire sicuramente. Sì, infatti con Matteo Fuori ci siamo sentiti nel Linux Day che facciamo ogni anno. Però qui purtroppo nella nostra realtà del meridione sembra che noi siamo una voce nel deserto, cioè ci guardano come dei pazzi, dei visionari, ma che cosa volete? Con curiosità ci guardano. E anche io, al mio fianco c'è il professore Lucchero, che è un professore di matematica e fisica della nostra scuola, che anche lui si è prestato a far parte della comunità, si è iscritto all'associazione Lucca Caserta e lui gestisce il sito della scuola. E molto spesso lui tocca con mano le difficoltà dei formati aperti e dei formati chiusi. Cioè quando gli danno un file, lui
perso i capelli, si mette le mani nei capelli e dice, oh, questo qua è come lo devo dire? È un doc, un doc X, che cosa è un D, un DF? Come lo devo mandare? Passo la parola a lui adesso per farlo, diciamo, La difficoltà che si incontra in questo, nel scambiare i file, è proprio questa qua, quella di... E la resistenza che fanno i amici, la resistenza, sono anche amici, sono tutti amici, cioè, però fanno, fanno resistenza, perché no, io sono abituato a fare questo, ho sempre fatto questo, perché devo cambiare, ma chi me lo fa fare? E nel frattempo però si nascono difficoltà, perché chi lo apre, chi non lo apre, già nell'ambito dello stesso doc, cioè, sai chi c'ha i doc, chi c'ha i docs, che non si aprono fra di loro. E... che tra l'altro il DOC, il DOCX, cioè il Ministero della Funzione Pubblica, che chiaramente ha specificato che non devono, cioè non si devono utilizzare perché possono contenere codice malevolo. Quindi se lo dice il Ministero della Funzione Pubblica, noi che siamo pubblica amministrazione, continuiamo tutti i giorni ad aprire i DOC, a scambiarli sulle pennette, a diffondere i virus dappertutto, cioè dove vogliamo andare? Dopo tre giorni non c'è un problema. Queste sono le difficoltà che hanno sul campo. Non so se voi avete trovato le stesse difficoltà nelle scuole dove siete stati. Allora, guarda, sì, le stesse difficoltà, questo è ovvio. Anche se noi abbiamo iniziato a lavorare con le scuole più aperte, con le persone più illuminate finora. E quindi diciamo che da questo punto di vista ci siamo un po' trovati avvantaggiati. La difficoltà è nella fase iniziale, cioè nella fase in cui tu proponi delle cose e ti guardano come se fosse una testa, appunto, con pochi adempi peraltro. E quindi diciamo che al di là però della difficoltà iniziale, poi piano piano le persone capiscono che le opportunità sono grandi, capiscono anche quelli che sono, diciamo, i vantaggi in un percorso che non è appunto quello del sentiero battuto di tutti. Cioè, si risparmia anche tempo, si risparmia tempo e denaro. Cioè, è chiaro, se tutti utilizzassero da domani, si fa una, si decide, utilizziamo LibreOffice in tutti i laboratori, nella segreteria, dappertutto in questa scuola, non c'è più il problema dello scambio dei file, cioè chiunque, dappertutto, anche negli anni futuri, perché poi le versioni di Windows cambiano, i programmi cambiano, quindi installando la versione nuova non è più compatibile col vecchio. Non parliamo dei caratteri, dei formati, cioè dei caratteri, sono, caratteri per carità. Sono coperti da brevetto, quindi una versione di brevetto, l'altra versione non ce l'ha, insomma è una guerra assurdo, che ci può perdere tempo, uno non se ne accorge, ma nella scuola tante risorse vengono sprecate, tanto tempo viene sprecato perché uno perde tempo a convertire, a fare. Certo. Questo non funziona, peraltro i dirigenti scolastici andrebbero anche informati adeguatamente rispetto al fatto che nel momento in cui acquistano licenze di, faccio un esempio per tutti, di Microsoft Office, devono anche motivare adeguatamente l'acquisto di tali licenze, perché non ci dimentichiamo che l'articolo 68 del CARD dice che la pubblica amministrazione tutta, compresa la scuola che è pubblica amministrazione, dovrebbe chiedere software di riuso o software libero a parità di qualità, e nel momento in cui si sceglie un software proprietario il dirigente deve motivare appunto il perché ha scelto software proprietario e non software libero. Se non lo fa potrebbe andare incontro a richiesta di risarcimento da parte della Corte dei Conti. Questa cosa purtroppo in Italia un po' non si sa, un po' non la si conosce bene, un po' si fa finta di non saperla, è una delle norme più disattese, credo, che ci siano, però ecco, io lo ribadisco sempre,
Tempo fa, per esempio, c'è stato un gruppo di genitori che ci aveva contattato come associazione e ci ha chiesto: ma può il nostro preside spendere 7.000 euro in un progetto di 8.000 per comprare licenze di Microsoft Office? E noi gli abbiamo detto: no, non lo può fare. Gli diciamo anche perché, tu gli spieghi perché, tu genitore gli spieghi le motivazioni. I genitori sono molto arrabbiati una volta saputa questa cosa e quella scuola non ha comprato le licenze di Microsoft Office, ma sta migrando al Pro Office con un progetto chiaramente che accompagna la migrazione, perché poi non è vero che le migrazioni non vanno accompagnate, vanno sempre un po' accompagnate, quindi vanno formati gli insegnanti, vanno formati i ragazzi, va comunicato il progetto, vanno spiegate le motivazioni per cui si sceglie software libero. Quindi non è solo il risparmio il motivo per cui si sceglie il Pro Office al posto di Microsoft Office, ma c'è una motivazione diversa, che è una motivazione etica, che è una motivazione appunto anche se vogliamo di scelta del formato aperto. Oggi è il Document Freedom Day, quindi noi con i ragazzi del liceo scientifico di Cassate Cartapone abbiamo realizzato una infografica che pubblicherò stasera. È una infografica, il titolo è Tecniche di sopravvivenza al software al formato chiuso. Perché? Perché ci dobbiamo un po' difendere dal doc, purtroppo. Quindi ci capiterà di ricevere un documento che non riusciamo più ad aprire. A me è capitato di dover riaprire con i blocks un vecchio documento di Word 97, perché Word 2010 non lo apriva più. E quindi è grazie al lavoro di diversi engineering fatto da LibreOffice che oggi alcuni vecchi file riescono ad aprire, altrimenti sono contenuti che vanno persi. Allora parliamo tanto di scuola digitale, di materializzazione di documenti e poi lasciamo in mano a grosse multinazionali il controllo sui nostri contenuti. E questo è assurdo per una pubblica amministrazione, tanto è assurdo per una scuola, e questi ragazzi lo devono capire. Se lo capiscono, siamo sicuri che non useranno più il DOC, ma useranno l'ODS. Quindi nel momento in cui si spiega ai ragazzi questa cosa, loro ne sono consapevoli, diventano cittadini consapevoli, e io mi auguro che partendo dalle scuole riusciamo poi ad avere appunto dei cittadini talmente tanto consapevoli da non dover essere migrati in futuro. Certo. Perché il problema lo abbiamo noi, che siamo stati cresciuti a pane e malto. Dico io la funzione del docente che nella classe dovrebbe avere un timone in mano è quella di indirizzare gli alunni, cioè dire agli alunni, non di una sola frase, per piacere fammi un PowerPoint, ma dovrebbe dire agli alunni: fammi una presentazione, basta questa frase. Ma non ci arrivano molti docenti, non ci arrivano, non vogliono arrivare, cioè sono pigri o hanno una pigrizia mentale. Un altro caso sono gli assistenti tecnici, cioè gli assistenti tecnici sono gli esperti dell'informatica, invece no, un assistente tecnico è un signore che sta in un laboratorio e deve guardare gli apparati del laboratorio, punto. Invece, assistenti tecnici parli di factotum. Mi è capitato che mi ha detto un assistente tecnico, parlavamo, io dicevo, insistevo sulla necessità di adottare il software libero, perché se ci parla, siamo della pubblica amministrazione. E lui mi ha risposto, ha detto: professore, ma noi abbiamo già fatto una spesa, abbiamo speso tante migliaia di euro per acquistare questi programmi, un programma per fare i siti web, un programma per fare quest'altra cosa, un programma per fare quello. E che facciamo? Non li usiamo? Io ho detto: no, guarda, li hai fatti acquistare tu, divertiti tu, metti dentro la pallone e giocaci. Noi andiamo in questo senso, utilizziamo altre cose. Per fare i siti non servono più i programmi da acquistare con licenze proprietarie. Il sito si fa con le piattaforme libere. Cioè, questa è stata una liberazione per la scuola, levarsi dalle spalle questo sito con tutti i software proprietari, che era proprio un elefante dalle gambe, non si muoveva, era statico proprio. Queste sono state le esperienze. Poi un'altra esperienza è stata la divisione tra la rete didattica e la rete amministrativa. Quando io sono arrivato in questa scuola c'era un'unica rete gestita da un server
si chiamava Windows NT, uno dei cavalli di battaglia del Windows, pagato decine di milioni di lire. Io per fortuna che nella mia scuola è arrivato un dirigente illuminato, l'attuale dirigente Adelevaio, e ha detto bisogna cambiare. Io ho proposto di fare il sito con software libero, lei subito ha accettato perché l'idea è molto aperta come idea. Ebbene, ho dovuto fare una guerra per dividere le due reti, perché l'assistente tecnico diceva che la rete era unica, non si poteva dividere, cosa fare, cosa non fare, destra e sinistra. Allora, adesso non sapevo se ascoltare me o ascoltare l'esperto, tra virgolette. Allora, si è fatto un giro di esperti, poi è venuta sulla decisione che dicevo io. Cioè, in pratica, la rete didattica deve essere indipendente dall'amministrativo, perché noi facciamo altre cose, gli amministrativi fanno altre cose. La mia scuola, come rete amministrativa, c'ha ancora Windows XP, perché l'XP non è più gestita, non c'è più assistenza da parte della Microsoft, e loro continuano imperterriti con i DocX, problemi con le email, problemi con problemi non finiti, insomma, come tutte le scuole che hanno Windows XP. E l'ho accennato, ho detto facciamo una riconversione. La risposta qual è stata? Noi abbiamo sempre usato questo. Sarebbe difficile fare i corsi di aggiornamento, sarebbe difficile il quadro. Allora io mi sono arreso e ho detto, va bene, voi fate la vostra rete e noi ci gestiamo la nostra rete didattica. E così la nostra rete didattica attualmente ha quanti laboratori? 5 laboratori. Noi gestiamo 5 laboratori in sicurezza, 5 laboratori sia di Windows, laboratori fatti con Windows, sia laboratori, adesso quest'anno abbiamo inaugurato il secondo laboratorio con Linux. E tranquillamente, cioè il server sta lì a funzionare dal 2010, un semplice computer senza spendere nulla, non si è mai fermato. Cioè si ferma solamente quando staccano la corrente, logicamente non ci si collega più internet. Ecco, queste piccole cose sono grandi cose, sembrano piccole cose, ma abbiamo dovuto combattere per avere questo... queste piccole cose. Posso immaginare, ma io guarda, allora poi vi lascio continuare il vostro incontro in pace, però ci tenevo a farvi un saluto. Insieme al saluto io vi farei una proposta. Proviamo a unire le forze, perché comunque in Umbria ci sono delle buone pratiche, così come ci sono in Veneto. Proviamo a unire le forze, a mettere insieme le buone esperienze e magari anche a costruire insieme un protocollo, se vogliamo, anche di migrazione nelle scuole, che vada a raccogliere quelle che sono le difficoltà che si incontrano ormai note con le relative soluzioni. E quindi l'amministrazione viene in mente Fissi, che tutti citeranno quale esempio di grande interoperabilità, di infatti noi abbiamo sì, si web, anche se lo studiamo, sì. Con voce Excel e con il protocollo. Però lì lo sappiamo, allora dice, vabbè, avete una postazione che usa Fissi, ok, avrete una licenza di Office su quella postazione. Non è che le migrazioni vanno fatte in maniera talebana, però vanno conosciute le diverse situazioni per poterle poi approcciare nel migliore dei modi. Allora, quindi ecco, io vi lascio con questa proposta, cioè vi direi, siccome esiste già in Italia un progetto scuola, chiederei a Salvatore di entrarne a far parte in pianta stabile in maniera tale da ripeto, provare a creare noi un sentiero, tracciarlo noi e proporlo ad altre scuole affinché anche altri possano fare questa scelta. Noi stiamo lavorando a Gubbio, nella stessa tua condizione, quindi anche loro hanno dei laboratori, stanno migrando dei laboratori, hanno formato gli insegnanti, stanno facendo un bel lavoro e noi stiamo, diciamo, li stiamo formando sui gruppi. Però ecco, credo che insieme si possa fare qualcosa, ci si sente meno soli e si riescono a condividere quelli che sono i problemi che si incontrano ovunque. Io vi dirò che io non sono una nativa open sourceista. Io sono anche stata certificata Microsoft, per cui insomma non è che non conosca il mondo Microsoft, lo conosco abbastanza bene.
E vi posso assicurare, lavorando in pubblica amministrazione, che non è vero che il software proprietario risponde sempre ai problemi. Noi pagavamo giorni di licenze e ci siamo trovati spesso nella condizione di essere, di sentirci completamente in balia delle onde, completamente abbandonati a noi stessi, perché magari avevamo un problema e non sapevamo come risolverlo. Quando abbiamo scelto di Grossis, al contrario, abbiamo trovato un grande sostegno nella community. Io mi ricordo che avevo una problematica con dei PC piuttosto vecchi. Ricordo di aver fatto una domanda in community per Italia e di essere stata sommersa nel giro di mezz'ora da risposte da persone che avevano avuto lo stesso problema, che mi suggerivano di fare delle cose. E io queste persone non le avevo neanche pagate, quindi mi sono stupita di questo fatto. Una delle prime esperienze di community per me è stata questa, è stato lo stupore grande trovato nel vedere la disponibilità delle persone a collaborare e a fornire soluzioni. Quindi se noi ci teniamo stretti e dobbiamo stare insieme, sicuramente riusciamo a fare qualcosa di buono e anche a riportare la nostra esperienza. Questa è un'esperienza buona, non dobbiamo avere paura di esporci, non dobbiamo avere paura di farci criticare da altri per questa scelta, che è una scelta buona, perché è una scelta di dipendenza. Laddove c'è libertà e indipendenza c'è sempre qualcosa di buono. Non ci facciamo comprare da altri, ragioniamo con la nostra testa, scegliamo da soli e siamo liberi di scegliere, e siamo orgogliosamente liberi di scegliere e di restare liberi di scegliere. Quindi ecco, io vi saluto con questa cosa, invito tutti a seguirci, anche le persone che non ci conoscono, a seguire un po' le attività che facciamo. Vi ringrazio per questa ospitalità. Grazie per averci fatto conoscere la vostra esperienza, che merita di essere conosciuta anche altrove. Ringrazio Salvatore per tutto, per questo collegamento, per la condivisione della storia della vostra scuola, che, ripeto, mi auguro riusciamo anche a far emergere in qualche modo anche attraverso il nostro blog. Grazie a tutti. Grazie, salutiamo la Presidente dell'Italia. Ci risentiamo. Va bene, grazie. Tante belle cose. Ciao. Ok. Chiuso. Abbiamo visto cosa fanno nel resto d'Italia. Noi qua siamo, in quanti siamo? Il comune si è infiondato qua, la provincia si è infiondata, la regione qui si è infiondata qui. Che possiamo dire? Chi vuole intervenire? Saluto l'amico italiano, docente. Due parole le volevo dire io. Sì, prego. Visto che ma tanto siamo in pochi, quindi si sente bene, penso. Perché non c'è stato stamattina? Che compenso. Si sente? Non si sente, devi accendere. No, è acceso, poi si spiegherà la sua. Dobbiamo uscire. No, vabbè, la parliamo. No, vabbè, comunque, siamo in po'. Ci siamo sentiti bene. Quello che riguarda me, la mia esperienza, io insegno al geometra, e quando ne parlai con qualche tecnico, come insomma, qua è successo. Anatema, che state dicendo? No, per loro il software libero è istituto. Qualcosa di non professionale. A parte che c'è molta ignoranza, per cui ognuno parla che ho sentito dire. Quando le cose non si conoscono, spaventa, è ignoranza. No, è ovvio. Bisogna avere il tempo di poter approfondire e quindi cercare di capire di più. No, io per esperienza personale, in passato, quando ancora non conoscevo Salvatore, mi convincero, ma non so se proprio Salvatore agli esordi del nostro incontro, a installare Ubuntu. Cancellai sul vecchio PC portatile il software di Microsoft e installare Ubuntu. Poi insomma mi persi in questa cosa, io già avevo paura, dice, madonna, poi sono capace di usare questi software. L'ho usato un poco, poi mi sono trovato in difficoltà con alcune cose, mi sono spaventato, no,
togliamo tutto, voglio tornare a Microsoft, perché io ho tutti i programmi, il doc, conosco tutte le smanettature, il PowerPoint, come tu dicevi, so come funziona, quindi agli altri mi devo adeguare. Quindi l'autocritica la faccio prima su di me, perché quando uno non conosce devi perdere, tra virgolette, tempo ad avere una formazione almeno minima per sapere utilizzare gli altri applicativi. Cosa che molti si dimenticano di fare, un po' perché manca il tempo, un po' perché uno va per inerzia e quindi andando per inerzia ma non ha voglia di spegnersi le meningi per cambiare un'abitudine nuova, innovativa. Allora io direi che... Ma posso dire una cosa? Allora, la cosa importante da far capire ai colleghi, ai nostri colleghi, perché noi siamo le avanguardie questa sera, siamo i pionieri, non so come definire, i pretoriani siamo di questa rivoluzione, questa è una rivoluzione, cioè non c'è niente di sconvolgente, cioè le cose che si facevano con Windows XP si fanno, faccio l'esempio, con Mint Mate, le stesse icone, pannello di controllo, programmi, risorse, le stesse cose che si facevano con Office, il programma di Office, salvo con nome, API file, si parla con LibreOffice, identiche, cioè non c'è nessuno sconvolgimento. Il prodotto è lo stesso. Ma è proprio come, no? Voglio dire, la Microsoft ha usato una tecnica, come ci dicevamo l'altro giorno, scorretta, ci ha abituato ad avere tutto gratis e dopo piano piano ha cominciato a buttare la licenza, ciao. La diciamo Giuseppe Penna, programmatore, socio di Luca Casetto, consigliere Luca Casetto. Quindi voglio dire, si è creata la dipendenza, uno ti dà la droga e poi togliertela, sai, diventa difficile toglierti la droga una volta che... Esatto, una dipendenza. No, quindi è una dipendenza, tu sei abituato così, non puoi cambiare più. Allora, però se diciamo ai nostri alunni, devono cambiare. Agli alunni sicuramente, perché sono, anche se sono già abituati da ragazzini a utilizzare alcuni programmi, ma penso che abbiano ancora la mente più aperta rispetto a noi, che ormai ci mettiamo le mani nei capelli, loro, anche loro hanno la mente chiusa, molti dicono professore, no, se vuoi sapere parlare, io Microsoft mi piace, basta, io uso questo, so fare questo, sono un genio. Sì, perché quando acquistano il computer già c'è la licenza sopra, quindi non pagano niente, no? Se tu dicessi, guarda, risparmi 100 euro, tanto per dire, sulla licenza, può darsi uno, poi comincia a ragionarci. Però quello che io pensavo, ecco, ora che, insomma, stiamo entrando in una rete, stiamo creando un'associazione piuttosto combattiva, e io direi che per convincere le amministrazioni pubbliche bisogna fare prima un vantaggio pubblicitario rispetto alla normativa che non è rispettata. Cominciare dall'ente principale della provincia, che è la prefettura. La prefettura dovrebbe essere il nostro sponsor ufficiale che dovrebbe patrocinare l'applicazione di una legge che esiste, quindi non è che possiamo derogare a una norma, no? Quindi dovremmo avere come parte forte di associazione la prefettura che si impegna a patrocinare, come vogliamo chiamarlo, patrocinare una nostra crociata di un'idea che insomma, mi pare che sia legittima, se non tanto da un punto di vista tecnico, perlomeno da un punto di vista normativo. Bisogna applicare la legge, bisogna farlo per forza. E poi gli effetti si vedranno col tempo, cioè le persone si abitueranno col tempo. È inutile pensare che da un giorno all'altro, come diceva l'amica, facciamo un assalto talebano, buttiamo tutti in terra, scassiamo tutto e ci convertiamo per forza da un giorno all'altro. Allora, cominciamo a fare persuasione, ma anche, secondo me, con un punto di riferimento, chiamiamolo help desk, come lo vogliamo chiamare, che nel momento in cui ci sia una necessità, uno sa che c'è un punto di riferimento a cui fare ricorso, perché quando uno si sente solo poi non sa più dove andare, perché poi... Diciamo la verità, non è che tutti sanno usare. Il nostro scopo è quello, la nostra comunità è proprio questa. Faccio l'esempio, io devo installare un wiki per i nostri alunni, che non avevo mai installato un wiki. Che cos'è wiki? È un modo di lavorare su internet mettendo dei file condivisi. Cioè tu scrivi una pagina e tutti quelli che stanno collegati oppure si collegheranno a quella pagina possono modificarla.
cioè una scrittura collaborativa. Perfetto. Non lo sapevo fare, allora è intervenuto un amico Peppe Penna del gruppo La Sesta e dice: guarda, colleghiamoci con Telegram, che Telegram è un altro software alternativo a WhatsApp, perché WhatsApp è a pagamento, Telegram fa le stesse cose, ma è gratuito e sarà sempre gratuito. E per non scopi che è importante, perché io ho creato due gruppi, i gruppi di lavoro dei ragazzi, degli alunni, e io li posso contattare direttamente, senza avere il fastidio di WhatsApp che ti chiede, vuoi rinnovare, scenduto la licenza, le pubblicità, e poi WhatsApp è una di quelle applicazioni, dato che il proprietario è lo stesso di Facebook, guarda caso, un miliardario, si passano le notizie, cioè i nostri dati non sono sicuri, ci sta sempre qualcuno ci spia, perché vuole sempre mandarci la pubblicità, vuole sempre mandarci le... Invece Telegram, che è software libero, tranquillamente siamo sicuri. Allora io ai ragazzi ho detto: installatevi Telegram. Come lo faccio a installare? Io ho spiegato, se lo sono installati. E adesso i miei alunni dell'Unico Manzoni mi contattano direttamente con Telegram in qualsiasi momento, e anche loro mi contattano. Cioè, stavo dicendo? Mi sono detto. Della statua tale Wiki. Ho chiesto aiuto alla comunità, l'amico Peppe mi ha aiutato tramite Telegram, ha detto: guarda, si sta in questo modo, devi fare così. Adesso mi diceva Manzoni Casetta, Wiki, grazie al professor Bumo che ha perso un po' di tempo, però grazie alla comunità, al software libero della persona di Peppe Penna, che mi ha dato una mano. Cioè il nostro scopo è questo. Noi, Lugo Casetta, è una comunità, anche la collega Pirozzi fa parte di questa comunità, la collega Pennetta. Cioè siamo soci di questa associazione, il cui presidente oggi non c'è, ma proprio stamattina l'ex alunno che è il mio piaciuto. Noi siamo a disposizione di chiunque avesse bisogno di installazione, aggiustare un computer, non so, qualsiasi problema informatico, noi siamo a disposizione. Cioè siamo l'help desk dei soci. Però bisogna fare lobby, cioè i nostri soci... La propaganda, esatto, che non è che si conosce, no? Allora vi volevo ricordare che insomma si potrebbe anche... Perché poi ci sono anche i bambini, cioè quelli che vengono, si vanno a fare i lavori, dice: ma io penso però lo uso, lo sfrutto. Perché molto spesso, nella vita tutti i giorni, lo usiamo. Se molti ragazzi utilizzano lo smartphone con Android sopra e dicono: ma di Linux ce ne frega, che ce ne importa di Linux? Senza sapere che loro stanno usando un momento anche Linux. Poi ci sono professori che vengono, hanno bisogno di qualche cosa, poi spariscono e non fanno propaganda per i soldi. Anzi, nei momenti opportuni, invece di dire: ragazzi, utilizzate LibreOffice perché è bello per questi motivi, loro fanno i loro interessi, fanno quello che volete, fanno il PowerPoint. No, ma voglio dire, volevo insomma informare che la Regione Campania, il Consiglio regionale della Regione Campania, sui eventi di tipo culturale finanzia a fondo perduto il 30% dell'evento, no? Allora già si potrebbe pensare che ci sono tante iniziative progettuali in giro, la prima occasione utile in cui si possa presentare un progetto di formazione ampliata potrebbe essere anche intercettato. Anche tramite qualche banca che si vuole fare bella, no? Cominciamo, non è che dobbiamo avere milioni di euro. Certo. C'è un bel progetto europeo sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione che scade il 28 maggio, ma sono progetti che partono da 2 milioni e mezzo a 5 milioni di euro. Non è il caso, però progettini da 10.000 a 15.000 euro che sono le briciole di banca che cadono in terra tutta la popolazione dell'amministrazione. Potremmo anche provare, insomma, per tentare di fare una campagna mediatica informativa e di un supporto statale anche in questa scuola, che è stata la prima gemita. Perché questo diceva anche Sonia, il presidente di Libre Italia, diceva: partite da un'esigenza, cioè trovate, che ne so, una scuola oppure un comune che ha l'esigenza di fare questa migrazione, senza fare una migrazione repentina, oppure tramite un qualche progetto, si crea il progetto, si presenta alla scusami di esigenza, non credo che si senta, se non gliela, non gli fai la paura sotto il naso della Corte dei Conti o della norma, ma che comune ci sarà, ma che comune virtuoso, possiamo anche provarlo, possiamo anche provarlo, per carità, il nostro tempo libero, diciamo, la nostra speranza che ci sia un comune virtuoso che invece possiamo provare con Casa Giovi, con lo sindaco, andiamo a Casa Giovi, ti voglio fare un'esperienza di primo genitore.
non è una realtà ricettiva. Possiamo provare, cioè, ne avete in sintesi, ho detto prima che mi cade, che conosco, ma ce ne sono anche altri che conosco, per cui si può avere il come si dice, il bollino blu di comune efficiente sotto il punto di vista software. Può essere il primo agente, può darsi che qualcuno sull'idea di essere il primo di qualcosa, tanto non gli costa nulla, no? Può essere che sia convinto. Vabbè, questo volevo dire. Però ecco, con l'ultima cosa mi viene in mente, conservatore, insomma, abbiamo la possibilità di poter fare dei corsi di formazione. Io ho diverse persone disabili che mi hanno chiamato per questa cosa, perché chi mi chiama dicendo ma io ho avuto il computer imballato, virus, ho dovuto cancellare tutto. Mi hanno detto che questi programmi aperti non hanno virus, ma io come devo fare per poterli installare? Ma poi ci capisco, non ci capisco. Ma è sicuro, non è sicuro, c'è tutti questi dubbi. Se noi riuscissimo a creare, perciò dico, un corso di formazione, certo, anche breve, no? Due o tre ore per dare una, certo, infarinatura. Vuole far vedere questi bella, infatti me la sto fotografando. È bella quella. Chi è questo signore? Questo signore è uno di Libri Italia. In pratica, io prendo appieno quello che dice l'amico italiano. Cioè, creiamo questa, che in pratica già c'è stata l'associazione Lupo Caserta. Noi abbiamo fatto il tentativo di associare tutti i lupi della Campania, ma non ci siamo riusciti perché Napoli già tra di noi non ci riusciamo, no, voglio dire. Lo so, non è brutto segnale, vedi, non è facile, però nel nostro possiamo provarci. Deve fare un sotto insieme. Sono fiducioso, se ci sono persone che hanno voglia di lavorare all'inizio. Questa frase è molto significativa. Cioè, che l'alfabeto del futuro non saranno quelli che non sanno leggere e scrivere, cioè non saranno quelli che non sanno parlare inglese, non sanno l'informatica, perché però ci sapere l'informatica dovrebbe essere una certificazione informatica, che in pratica non è quello. La cultura informatica, quello è solamente l'utilizzo di un programma per ufficio. Ma sono quelli che riusciranno a disimparare e a imparare di nuovo. Stamattina il professore Lugero, il collega, diceva bisogna cambiare perché il mondo cambia. Se noi non cambiamo e rimaniamo al discorso di prima, io ho sempre usato questo, ma che mi fa perdere tempo? Non vado bene così. Però dopo sei mesi questa stessa persona ti chiama e dice mi sei bloccato il computer, devo installare tutto da capo, come faccio? Poi si scoraggia. Fammi riferimento a me, totalmente casuale. No, poi e non ti dico a me. Poi si scoraggiano. Non fai il nome proprio perché. E dicono, io ho portato il computer al tecnico. E il tecnico si è preso 150-180 euro per installarlo al forno tutto da capo. E tu guarda. La ricetta è semplice, dobbiamo disimparare, se riusciamo a disimparare per poi imparare nuovamente, stiamo a posto. E questo è il segreto, la mente allenata, la testa... Io come ho iniziato a percorrere la strada del sopra libero. Però non hai abbandonato. No. Il resto. In che senso? Perché se no tu sei fuori dal mondo, ti senti fuori dal mondo. Perché? E perché tu procedi in un senso e quindi si crea il sottogruppo che si amplia. No, ma io per esempio tutto quello che faccio, io riesco a fare tutto col software libero, non ho bisogno del software proprietario. Per me. Io mi riferivo anche a quello che tu prima dicevi a proposito di WhatsApp, no? Sì. Comunque conosci pure le altre cose. È sei tu. Certo, devi conoscere tutte. Tu per conoscere il fosso lo devi evitare, se no non puoi evitare. Io conosco WhatsApp, conosco Facebook, conosco le trappole e le cose. Io su WhatsApp non ci so come Salvatore Cubo, sto come Circolo, come Luca Mazzurro, come persone fisiche non ci sto. Sono contrario all'utilizzo dei dati che ne fa il padrone, che è uno degli uomini più ricchi del mondo. Come anche la Microsoft, io cerco di non acquistare nulla perché non voglio fare beneficenza all'uomo più ricco del mondo. Sono cose semplici che dovrebbero essere la portata di tutti. Non è che io sono contro la Microsoft, non ho niente contro la Microsoft. Ho
o molto contro il loro modo di operare. E se andate sul sito LUG Caserta, il sito della nostra associazione, ci sono sulla destra dei link, tra cui un link sta scritto. Lei c'è cioè, archivio di tutti i comportamenti scorretti della ditta Microsoft. Se andate là, ci sto vedendo che inizia dal 1965, non sbaglio, sto dicendo la scelta. No, troppo, 1995, mi ricordo, 1995, quando si presentò Windows 95. Io stavo insegnando alla scuola di Santa Maria Vico, nella Regione Emilia, e io presentai il primo dischetto di Windows 95 che ci diede, lo presentai, no? È la cosa meravigliosa, la multimedialità, sembrava il progresso che entrava nella scuola, invece da lì è iniziato, a mio parere, il regresso, perché dopo il 95 c'è stato il 98, il 98 seconda edizione, dopo il 98 è uscito Windows NT, perché la Microsoft si è ricordata che esistevano le reti di computer. Dopo Windows NT è uscito fuori Windows 2000, poi Windows 2000 Professional, poi Windows Vista, dopo Vista siamo passati a Windows XP, grande rivoluzione, dopo XP siamo passati, cioè basta, cioè non, io non ce la faccio più, quando vedo Microsoft mi viene regolato il vomito, cioè non ce la faccio proprio più. E ogni anno adesso Windows 7 oppure Windows 8 che abbiamo su Debian, cioè un obsoleto, non è buono più, ce l'abbiamo comprato quest'anno un software diciamo attuale, no? Quando ce l'hanno venduto, dopo due mesi già non è buono più, c'è Windows 10. Però loro cosa dicono? Dicono, noi ve lo regaliamo, poi c'è scritto piccolino, piccolino per un anno, non pagate niente per un anno, poi dopo si vedrà. Cioè essere in balia di queste ditte, di queste multinazionali, a me non piace, soprattutto perché lavoro in un settore dove dobbiamo diffondere la cultura e la cultura non può avere confini. Cioè, noi stiamo facendo questa giornata dei Document Free Day, la stiamo facendo in contemporanea con tutto il mondo. Per Caserta un po', perché non è sentita la cosa nelle scuole, nelle amministrazioni pubbliche, purtroppo è una stata insapita, però ciò ci conforta che esistono tante realtà, esiste Libre Italia, esiste anche un forum eccezionale a cui io sono iscritto, sono arrivato già oltre 4.000 email che mi mandano da questo forum, e ogni email è una lezione di informatica, ogni email è mandata da un docente una scuola che ha un problema e questo problema lo risolvono altri docenti di questa grossa comunità che ho fatto conoscere anche il professore installando quel programma, quel software che si chiama WildOS, cioè un software creato per la LIM gratuito che porta già corretto tutto, processore testa, presentazione, foglio elettronico, addirittura il lettore vocale per non vedere la porta, cioè di tutto, addirittura per la matematica, ci sta GeoGebra, ci sta l'algebra, ci sta migliaia di programmi e gira anche sui computer vecchi. Noi abbiamo fatto la prova su un computer con 512 mega, un computer da portare al rotomare, e invece questo software è leggero e veloce, che è stato fatto, che non è altro che una versione di Linux, è stato fatto dall'Università di Bolzano, Dipartimento di Informatica, assieme a questo forum, e qualcosa di meraviglioso, che poi con questo software, con un semplice videoproiettore e con quella radiocomando della WildOS, che non è altro che quelle altissime tecnologie, perché all'interno ci sta un accelerometro, una webcam che serve per fare i videogiochi della Wii, cioè mettendo assieme queste tre cose, loro sono riusciti a creare una linea interattiva con un software libero, costa quasi niente, insomma. Noi abbiamo presentato la Città della Scienza nel 2011 e hanno avuto molto successo, con molte scuole la rendono portatile, la LIM, hanno il proiettore, il banchetto, se lo portano avanti e dietro, specialmente le scuole elementari, le scuole medie. A Nord Italia c'è stata la rivoluzione della LIM libera. Qua nel meridione non siamo riusciti. Quello è un programma che se lo installa. Poi basta il mouse, se inscrivi
senza fare niente proprio, basta solo collegarsi e quella lavagna interattiva. Poi un'altra non si ferma, appunto la singolare c'è la combina che cancella, la cosa è facile, cioè, non è che devi fare il corso di 15 ore. E poi la cosa importante è che è affidabile, cioè quando si spegne in 30 secondi, quando si accende in 30 secondi, devo fare la lingua nostra, per quando si spegne siamo mezz'ora, come si scocci, chiude, ma quando riparte, un'altra mezz'ora, altri tre quarti d'ora che deve partire Windows, aggiornamenti, non spegne la macchina, non riesce ad andare giù, cioè non ce la facciamo più. Cioè il passato è passato, però ci vogliono dare... ci vogliono spacciare il futuro, il progresso, che invece non è progresso, perché ditemi voi, di quello che passi abbiamo fatto avanti con Windows 8, quest'anno le icone, abbiamo imparato le icone di Android su un PC, cioè io non vedo nessun passato per un portatile a settembre, lui mi aiutava, era FreeDOS, ci ho mandato il Linux. È la cosa più bella che ho avuto, diciamo, perché tu praticamente non perdi tutto il tempo, si accende in 30 secondi, si spegne in 30 secondi. Quando usavo il vecchio computer che tengo ancora a casa, prima di cominciare a lavorare, accendevo due ore prima, lo accendevo, andavo a mangiare. Italiano, sono stato a casa di un italiano. Accende il computer. E sistema operativo c'ha? C'ho Windows, che ci sta prima dell'8. Link su Pink. No, c'è qualche sette. Quanto tempo ci metti per accendere? No, io vado a farmi la barba. Ma sì, siccome torna la sera, devo fare. Ha un computer potentissimo. Ed è prima, ma se non ti faccio vedere, installo Linux in contemporanea, vedi la differenza. Questa sarà la cosa più bella che. Ma tutte le altre cose sono tale qua. Non è che perché anche lui deve installare entrambi, però installando entrambi tu non lasci né l'uno né l'altro, bisogna avere il coraggio fai le stesse cose, cioè a che serve avere Windows se fai le stesse cose? Io la sera venivo da scuola e sei, no? Devo fare i compiti in classe, allora accendevo il computer, mangiavo verso le 8 e mezza, no, cioè, non posso scrivere. Ma tipo volendo lavorare con quello che noi abbiamo fatto, quello non l'ho provato, devi provare, ma l'hai scaricato? No, non l'ho anche scaricato, io posso, in questo periodo sto deprisa. Comunque la Betty devi salutare, è dispiaciuta che è ammalata, mi ha mandato un messaggio, vedrà le registrazioni che stiamo facendo, cioè dicendo c'è una licenza a me, chiaramente vorrà comporre questa cosa veramente in una situazione differente, perché oggi ha carattere nazionale, certo. No? Però vuole carattere internazionale addirittura, e quindi dobbiamo necessariamente riproporlo, però in maniera più, fare una divulgazione più efficace. Certo, hai visto la presidente di Libertà come disponibile? Sì. Quella Sonia Montegiovi, la presidente di Libertà Italia, è una dei tecnici formati dalla Free Document Foundation, che è una fondazione europea per documenti aperti, standard aperti. Hanno fatto il primo corso e sono stati ben 7 italiani che hanno preso questo titolo. E lei adesso, noi sarebbe bello organizzare un corso qui per creare formatori di questo libro Office anche qui a Caserta. Va bene. È molto disponibile. Infatti ha detto facciamo cosa assieme, perché esiste un progetto scuola. Loro l'hanno presentato anche nell'ambito di quella buona scuola del governo. Allora, facciamo partire prima la patente. Però facciamo partire prima lei. Perché anche le certificazioni sono importanti, servono. E nell'ambito della certificazione si può fare questo. Certo. Un corso vale l'altro. Bisogna formare i ragazzi. Organizzate così io poi mando le comunicazioni da sola, dai. Certo. perché fai doppio fatica. No, fai doppio fatica, fai piccola fatica a lavorare nel modo in cui, cioè purtroppo se siamo tutti quanti costretti a lavorare. Guarda che fai, guarda il ragazzo, okay, come si chiama? La guarda S, Vincenzo Del Ricco, è un ragazzo molto timido che non sapeva ancora la World Press cosa fosse. Ce lo spiegato? Una volta glielo abbiamo spiegato, guarda, questa è la chiave multimediale. Ma la stessa cosa, non ho dato l'accredito, da solo. Possiamo anche vederlo.
là mette le fotografie nel sito per fare un momento. Sì, sì, lo streaming lo possiamo chiudere. È la stessa cosa. Allora, guardate qua l'evento internazionale.